Questa sera con noi abbiamo il professor Marco Mariano che insegna storia del Nord America, istituzioni del Nord America all'Università di Torino presso il Dipartimento di Politiche, Culture e Società. Il motivo per cui abbiamo deciso di fargli qualche domanda è quello di partire da un approfondimento sul famoso testo di Werner Sombart, questo sociologo tedesco dei primi del Novecento, che si fece una domanda che conserva ancora una sua attualità. Perché negli Stati Uniti non è sorto il socialismo? Ecco allora, professore, la domanda che mi preme farle in questo momento, mettendo così in luce i punti fondamentali che Sombart indica nel suo famoso testo, questo testo è utile ancora oggi per comprendere come mai negli Stati Uniti non esiste, di fatto non è mai esistito almeno un partito socialista democratico di stampo europeo? Sì, allora intanto vi saluto, ciao a tutti, buonasera a tutti e grazie per questo invito. Ma la domanda di Sombart è sempre attuale, anche se è una domanda un po' figlia del suo tempo, naturalmente, perché Sombart pensa e scrive questo libro all'inizio del Novecento in un momento in cui sembrava che si andasse verso una convergenza dei sistemi economici e politici sui due lati dell'Atlantico molto forte, per cui sembrava ovvio e naturale che ciò che stava succedendo su una parte dell'Atlantico, in particolare nella sua Germania, con l'ascesa della socialdemocrazia, eccetera, dovesse poi per forza ripercuotersi e verificarsi altrove. Poi, le cose sono andate diversamente e i percorsi storici sui due lati dell'Atlantico si sono un po' così discostati tra loro, ma Sombart non lo sapeva in quel momento e dunque per lui era ovvio che, o comunque prevedibile che ci fosse in futuro una convergenza che poi in realtà in parte c'è stata, perché se guardiamo, come poi hanno fatto notare alcuni politologi statunitensi all'inizio degli anni 70, come Lipset ed altri, tra alcune socialdemocrazie nordeuropee da una parte e il Partito Democratico Americano dall'altra, ci sono delle analogie significative, no? Un rapporto così preferenziale e solido con un movimento operaio organizzato, ma anche una struttura abbastanza interclassista tra appunto socialdemocrazie e Partito Democratico, diciamo del periodo del New Deal e del secondo dopoguerra. Quindi in parte possiamo qualificare questa diversità americana e dire che forse è meno diversa di quanto se possa sembrare, magari da un punto di vista dal nostro punto di osservazione italiano. Dall'altra, però, possiamo dire che la diversità americana che Sombart vedeva esiste ancora, anche se con connotati diversi. E se devo dire in estrema sintesi dove sta questa diversità e dove stava allora, all'inizio del Novecento, potrei dire una diversa fase dello sviluppo capitalistico che fa sì che insomma, il movimento dei lavoratori sia in una condizione sociale, culturale, economica diversa rispetto a quanto veniva in Europa. Sostanzialmente Sombart e molti europei, soprattutto leader socialisti del tempo, erano convinti che insomma, l'America il movimento operaio americano fosse in qualche modo in ritardo rispetto all'Europa, ma sarebbe poi arrivato alla stessa fase organizzativa e politica degli europei. In realtà poi forse tutto questo non è successo perché l'America più che essere in ritardo era in anticipo. Cosa intendo dire? Che c'era ormai una fase di diversificazione del mercato del lavoro, in cui la condizione dei lavoratori, in particolare dell'industria, era già diversa rispetto a quella dei lavoratori europei, più differenziati e più divisi al loro interno su linee
anche di genere e razziale. E anche contrattuale, perché non c'era magari la contrattazione collettiva e quindi uno E si c'era confessa. questo elemento di debolezza. Teniamo anche presente che gli Stati Uniti sono il primo paese in cui, proprio per le dinamiche capitalistiche, il peso relativo, cioè la quantità, la proporzione di lavoratori dell'industria sul totale, inizia a diminuire molto prima che nella Germania che Sombart aveva in testa o nell'Europa in generale. Cioè, nel momento in cui Sombart si pone questa domanda, già gli Stati Uniti sono in una fase di formazione abbastanza avanzata di una grossa classe media, cosa che in Europa succede poi decisamente dopo. Quindi sostanzialmente Sombart e molti socialisti europei pensavano di proporre in qualche modo così agli Stati Uniti e ai lavoratori americani qualcosa di radicalmente nuovo che invece per alcuni aspetti era già un po' superato. Certo. Sì, una cosa che agitavamo anche, di cui parlavamo, che ha popolato tantissimo anche la cultura popolare, penso alle canzoni Promised Land, American Land, abbiamo anche sentito questo bellissimo pezzo di Bruce Springsteen, più che altro per il testo. Questo mito della frontiera che si sposta sempre in avanti e quindi che fa un po' cioè l'utopia negli Stati Uniti è quella, non è il mondo dei liberi ed eguali, ma è la frontiera sempre da inseguire, o se preferiamo il versante, diciamo, più religioso, quello della terra promessa. Questo, vabbè, poi abbiamo anche, come dire, fatto un cenno al libro di Turner, che è di fine 800, su questo mito della frontiera nell'America contemporanea. Se questo elemento, lei lo vede come appunto un elemento valido, oppure così è una infatuazione culturale, cioè ha una sua cogenza, insomma. Ma sicuramente è una parte molto importante della identità americana. Turner è il primo storico che lo esprime in modo appunto storiograficamente così fondato e rigoroso, ma quest'idea che negli Stati Uniti e in particolare nell'Ottocento americano la mobilità geografica fosse sinonimo di mobilità sociale è un'idea che viene da lontano e spesso sono proprio gli europei a vederla, perché già Tocqueville ne parla negli anni 30 dell'Ottocento, no? Quindi in realtà questa diversità o eccezionalità americana va sempre vista dentro una cornice di rapporti e comparazioni euro-americane. Turner, che scrive questo saggio nel 1893, scrive questa specie di idealizzazione, se vogliamo, della frontiera come luogo di continuo rinnovamento e così formazione della democrazia americana, avendo però in testa con una certa preoccupazione proprio l'Europa. Sostanzialmente Turner dice: beh, adesso come facciamo ora che l'avanzata verso ovest si è esaurita? Le terre demaniali non sono più sostanzialmente vuote, ma sono state tutte occupate, assegnate. Il rischio qual è? Di diventare come l'Europa, cioè una società stratificata dal punto di vista di classe e quindi con il rischio del conflitto sociale di tipo europeo. Questa è un'idea che è rimasta molto forte, ovviamente, nell'auto rappresentazione degli americani, è stata poi ripresa anche se dal punto di vista così più che altro retorico e lessicale, pensiamo al kennedismo e alla nuova frontiera, no? Nei Sì, primi sì. anni 60 del Novecento. La nuova frontiera in quel caso era nuovi diritti, nuove opportunità per cittadini che fino ad allora non ne avevano avuti, era quello il senso, diciamo, con cui lo agitava John Kennedy. Anche non aveva un'accentuazione, diciamo, di così, socialmente radicale e particolarmente progressista, era un po' un'evocazione molto generale e qualche volta generica di un paese che
che guarda al futuro, che guarda avanti, che riprende a essere il luogo del progresso e dell'innovazione in senso ampio dopo un decennio, quello degli anni 50, in cui si era verificata una certa staticità, diciamo. Ora, però, per tornare alla domanda su quanto la frontiera sia utile ora a capire gli Stati Uniti come strumento analitico, forse possiamo dire che, molto brevemente, senza entrare troppo nello specifico, che si fa sempre, si ha un sospetto, diciamo, sempre più forte verso tutti quei concetti come la frontiera, che tendono a costruire un'idea di eccezionalità americana, no? Cioè come di una storia avulsa e separata dalla storia mondiale. Tutto questo è ormai da almeno una ventina di anni messo fortemente in discussione, non solo a livello della ricerca storica, ma anche a livello dell'insegnamento, dei libri di testo, eccetera, per cui la storia degli Stati Uniti è sempre più vista, studiata e insegnata in connessione con la storia europea e ancora di più con la storia mondiale, con la storia globale. Quindi parlare di frontiera alla Turner ci aiuta per capire qualcosa dell'ideologia e della, se vogliamo così, della mitologia americana più che della sua storia. Invece pensavo dal punto di vista così retorico, forse meno retorico, in realtà sociale, possiamo dire che negli Stati Uniti oggi non c'è più quella mobilità sociale che Zombart diceva è una delle chiavi di volta per capire come mai ci sono più opportunità e uno non si, come dire, non si coagula attorno a un'unità di classe socialista e si scontra con le altre classi, cioè quella mobilità sociale è finita. Cioè, almeno mi è capitato di leggere qualche cosa, io adesso non sono uno specialista, che però è molto diminuita la mobilità sociale anche negli Stati Uniti, cioè insomma, per dirla brutalmente, se nasci povero è veramente molto difficile, insomma, frequentare una buona università e insomma emanciparsi tra virgolette economicamente. Sì, è sicuramente così, tutti i dati lo confermano, c'è una mobilità sociale sempre più bassa e questa è una tendenza che è in atto fondamentalmente dagli anni Ottanta, dopo alcuni decenni in cui invece insomma, il cosiddetto mito dell'opportunità era fragato da dati piuttosto positivi per quanto riguarda la possibilità di accesso all'istruzione, a livello universitario, all'istruzione superiore, per quanto riguarda la possibilità di accedere a livelli, a ruoli professionali e a livelli di reddito superiori a quelli dei genitori. Beh, tutto questo, diciamo, nei 30 anni della guerra fredda, se vogliamo così usare un termine un po' schematico, cioè sostanzialmente dal secondo dopoguerra fino a tutti gli anni 70, ha sostanzialmente funzionato con delle specificazioni significative, naturalmente, che vanno fatte per quanto riguarda le minoranze, in particolare quella afroamericana, che ha avuto un accesso a determinate opportunità molto più tardi e in modo più limitato. Però fino agli anni 80 tutto questo era una narrazione in parte mitologica, ma suffragata anche da dati che poi sono radicalmente cambiati appunto negli ultimi 20-30 anni per una serie di motivi che sarebbe bello ma anche molto complesso analizzare. Una cosa sola però che vorrei dire a proposito delle spesso presunte appunto differenze tra noi e loro, tra Europa continentale, Stati Uniti, eccetera, questa mobilità sociale in America ha funzionato molto finché lo Stato l'ha resa possibile attraverso una molteplicità di canali, tra cui
appunto la possibilità di accedere all'istruzione universitaria sostanzialmente per tutti o quasi. Quindi l'interventismo, diciamo, in economia dello Stato, sì. L'interventismo dello Stato in economia c'è stato, quello dello Stato debole o dello Stato assente nella storia americana è un altro dei miti in realtà da sfatare. Lo Stato è intervenuto molto, anche se in modo diverso rispetto a quanto ha fatto in Europa, poi con la rottura degli anni 70-80 e il reaganismo e l'egemonia, chiamiamola di tipo neoliberale, questo meccanismo si è inceppato e le disuguaglianze sono tornate a crescere e stanno crescendo tuttora. Un'ultima domanda per chiudere, per ricollegarci a questo, cioè proprio in un momento dove c'è una maggiore richiesta di Stato o addirittura qualcuno rievoca il New Deal, anche se adesso lo si chiede il Green New Deal. E sicuramente un maggior investimento nella sanità pubblica. L'unico candidato alle primarie democratiche, che è Bernie Sanders, che piace molto agli universitari, mi risulta, si è ritirato di recente. Quindi l'unico, tra l'altro, che si definiva socialista, ricordiamolo, insomma, negli Stati Uniti non è proprio come definirsi socialisti in Europa. Insomma, si è ritirato, non sembra aver avuto successo, proprio forse nel momento in cui molte delle cose che lui diceva anche in passato, oggi forse vengono più richieste. Come mai questo? Ma dunque, intanto è significativo che una figura come Sanders, che è attivo in politica da molto tempo ed è stato per molto tempo una figura piuttosto marginale, invece nell'ultimo decennio sia diventato un protagonista della vita politica, no? E questo perché hai saputo intercettare una domanda di giustizia sociale e anche di Stato che è stata fortemente accelerata, a mio parere, dagli effetti della crisi 2007-2008, Lehman Brothers, e quindi dall'esplosione di una ingiustizia sociale generalizzata e di una accelerazione delle disuguaglianze. Allora, le proposte di Sanders, che per molto tempo erano state quasi folcloristiche, hanno avuto, diciamo, una ricezione completamente diversa. Sanders non ha da solo trasformato la politica americana, perché queste trasformazioni sono il riflesso in realtà di cambiamenti sociali che sono avvenuti molto più in profondità, però Sanders ha dato voce a tutto questo. E lo dimostra anche quello che è avvenuto con la questione della riforma sanitaria. Obama, con i suoi, diciamo, limiti, ha realizzato nel 2010, e che ora è sostanzialmente un risultato acquisito che quasi tutti i candidati democratici vogliono espandere, volevano espandere in modo più o meno netto. Quindi in realtà, da questo punto di vista, sicuramente la distanza tra anche qui, e parlo della questione sanitaria, tra Stati Uniti ed Europa c'è, ma è forse meno netta di quanto la immaginiamo qualche volta. Anche negli Stati Uniti ci sono dei programmi di sanità pubblica piuttosto importanti, per quanto parziali, introdotti negli anni 60, Medicare, Medicaid, eccetera, che riguardano gli anziani, riguardano i meno abbienti. Insomma, ormai Obama con la sua riforma ha fortemente espanso questi programmi federali. Siamo ormai in un sistema misto pubblico-privato che non è poi così diverso dai sistemi misti che esistono ormai in vari paesi europei, a partire dall'Olanda, in parte dalla stessa Francia. Perfetto. Grazie allora. Grazie a voi per l'attenzione. Ciao.